La professoressa Soju è quella signora vicino a quel ragazzo con la maglietta rossa. Facciamo una zoomata. Eccola lì, la signora con la maglia rosa, con i capelli bianchi. Qui siamo a Udine nel 2007. Prima di passare all'ultima slide, la presento, è un po', mi imbarazzo un po' perché ci sono anch'io. Però la professoressa Soggiu nell'ultima slide è abbigliata come si conviene a un professore della sua levatura. Quindi guardiamo l'ultima immagine e con il professor Mastino e con me il giorno della laurea honoris causa di Mamet Fanta Sassari, è uno dei ricordi più belli che io ho in questa foto. Vi ringrazio. Grazie al professore Antonio Corda. Come passiamo sul microfono a Bacchisio, che non ha data, cosa è data questa documentazione archeologica e epigrafica di visti, proprio come zanne da essa lapide dei comus che ha studiato la professoressa. Grazie. Buongiorno a tutti. Io voglio iniziare ringraziando compenso il collega Claudio, compenso il collega Giorgio Rusta, sono professore di Giovanni Tosero, che è Attilio Mastino, la professoressa Ruggeri, professor Corda e professor Zucca, sul comune di Visica che ha organizzato questo bello convegno, e voi tutti che siete venuti a nos ascoltare. A me Giorgio ha parlato di presentare il suo progetto Vivi Sardo, dunque vi provoca non è metà facile. Io appunto, come ha detto Claudio, posso andare a ragionare questa testimonianza archeologica e epigrafica che sono state accattate e che sono presenti sul territorio di Vinci, iniziando appunto da questa epigrafe custa che è dei comus. Come ho letto i te quanto è scritto prima in latino e poi lo traduco in sardo. De comus cirneti filius cniensis cordis aquitanorum annorum duet trigita stupendiorum quindecim hic situs est. Ecco, però che noi scritti bene sul latino, la traduzione è decimus decumus isu de cirnetus cniensis che est etnicum ata militatis a corte de sos aquitanos er mortu a 32 annos ed est stato arruolato in esercito probinici in hoc est interrato. Praticamente questa non è stata che lapide, un epitafio. Quali sono le cose che prima non avete questa lapide che prima non brincano a ocro? Beh, sicuramente è scarsa alfabetizzazione della lapicilla, infatti si batta due sbagli. Infatti giocate scritto che questa epigrafe ha utilizzato già u a supposto dessa i sia ta pro stupendiorum invece di stipendiorum e sia ta pro su numeri che metta probabilmente i decimus e non decumus. Chi decimus o decumus? Decumus, come si può comprendere dall'iscrizione, iti un soldato arruolato in sa corte degli Aquitani, i testi una corte, sa corte è un reparto ausiliario romano formato dai Quibichentos Humines, che sono stati reclutati in Aquitania. L'Aquitania è una provincia romana della Sarranza sud-occidentale. Già altre cose che possiamo comprendere da questo epitafio sono che Isse, che è morto a 32 anni, dopo venne cannone di servizio proprio sul terreno di Visti. Purtroppo non riusciamo da queste informazioni a comprendere in quale occasione Isse, che è morto, o è morto scontrandosi con le popolazioni indigene di questa zona, o per malattia o per magari un tragico incidente. Cadetti sul compito del decimus in questa zona e di biacchiati sul territorio di Vissi. Beh, in che tocca di anche una piccola digressione. Dimmi a rionare pure questa satira lapide che riguardano la corte del Sosacquitano. Sono custasa. Grazie a questa satira strese iscrizione, comprendiamo chi baiata una corte istanziata in Sardegna de Aquitanos.
due di queste iscrizioni, le prime due, sono state accattate, la prima sicuramente, la seconda probabilmente, grazie a certi studi, in sul territorio di Euskiri, in Nostra Signora di Castro, chi metta probabilmente, anzi quasi sicuramente, il accampamento del Guido. La seconda invece, la terza invece è stata accattata in Ardara. È stata accattata in Ardara e riguarda ad esempio un soldato del San Vitanorum. E te riesciamo a comprendere, grazie a questa iscrizione, chi bisogna. Chi probabilmente questa corte, questo reparto ausiliario, è distanziato in Umbe, è distanziato in Uschidi, e dai Uschidi si muoviati in tutto il territorio. Caliti su compiti solo, su compiti solo è sicuramente questo di controllare le arterie stradali, quindi le strade che collegano da Eulbia a Canales e quella che collegano a zona interna, sia da collegare sia a controllare i popoli indigeni che vi limitano, che è abbastanza insomma, violento, che si gravano il scorso e sono barbaroso. Quindi è probabile che Decimus sia molto proprio saltavendisti che il canne di difendere questa strada, questa via che collega Iata Olbia a San Barbagia praticamente, che collega Iata a sentierno di San Barbagia. A quale periodo risalenti questa iscrizione? Praticamente, grazie a certe caratteristiche sia dell'iscrizione di Decimus sia di tutte le altre iscrizioni che riguarda la corte del Sosacquitano, noi potremmo circoscrivere l'arco cronologico dal suo Principato di Tiberio, quindi siamo a partire dal 14 d.C., adesso 14 d.C., fino a più o meno su 70 d.C., prima del suo Principato, durante il suo Principato del Vespasiano, Bruite, che appunto in base a certe caratteristiche noi potremmo riferire l'appartenenza di questa iscrizione a partire dall'età di Tiberio e dopo, grazie al suo ritrovamento di certe iscrizioni in Germania Superior, potremmo dire che questa corte del suo Aquitano è stata spostata su fronte renano, probabilmente per difendere sul confine reno-calabriano. Questa è indubbiamente la testimonianza più importante che è stata cantata sui terreni visti, ma quali sono le testimonianze archeologiche che bisogna? Purtroppo sono metà datate e risalenti a Sottaramelli, quindi se cosa è di testimonianza documentata del suo primo anno del suo weekend, intorno al 1930. In base a questo dato che ha con l'Itu Taramelli, noi possiamo comprendere che in Bizzi va a una forte antropizzazione romana, metà probabilmente, soprattutto chi ti concentrate in un salto piano. Ecco, infatti, comunque, presentiamo un elenco appunto de Sanzonasa. Chi Taramelli ha nominato appunto in un batta. Vado un interesse archeologico e affiorano appunto sia da evidenza muraria eccetera eccetera. Quindi la prima è la Chitate, poi vanno su Tuturchi, Sole, Serra Zaiku, la Pazzata che è su Luchi, non è stata cantata su Epigrafe, Punta Carrilli e Sibi. Purtroppo questa testimonianza che bisogna sono appunto metà vezza, sono adattata già e non sono stata già, non vado un riscontro archeologico che l'ha potuta confermare. Infatti ormai è parlato quasi più di 20 anni, se non è nato chi si è negato a restare su questa evidenza. Probabilmente, ipotizza Taramelli, tutto questo edificio sono riferibili alla situazione del Capitu Tirsi, che si ipotizza appunto che sia accattata sul territorio tra Vizzi e Pobrusò. Però questa Giacomo appunto non vanno su riscontro, perché non mi sono mai stato usato in indagini archeologiche. Un ringrazio.